Eccomi, buonasera, buonasera Michela, buonasera, ecco, non ero sicuro di essere in diretta, benissimo, grazie del feedback. Ciao Antonina, buonasera, ben felice di vederti qui. Aspettiamo che si collega ancora qualcuno, intanto faccio vedere cosa c'è qua per voi. Sembra una mozzarella, ma non è una mozzarella. Mi dite come si sente l'audio? Perché ci sono sempre problemi di solito. Spero di aver fatto. Ora mi dice problemi anche di fotocamera. Però mi sembra fluido il video. L'audio dovrebbe essere a posto, perché l'ho controllato prima. Mi date un ritorno? Così se mai alzo un po' la musica, così mi costringo a parlare un po' più forte e mi sentite meglio. Michela, mi senti bene? Perfetto. Grazie. Allora, come da titolo, questa è la seconda orgonite di luce, ovvero la seconda orgonite che costruiamo insieme tra noi della famiglia di Bridges. E rispetto alla volta scorsa in cui quando abbiamo fatto la piramide che è andata a Emanuela Mereu, che se fosse in diretta ci potrebbe raccontare un po' come l'ha accolta e cosa ha sentito quando l'ha avuta vicino. A differenza dell'altra volta, vi dicevo, se avete fatto caso, vi ho chiesto la forma, poi l'intento e poi i colori. Ci siamo fermati lì perché poi alla pietra non ci siamo arrivati. Nel senso, ho visto che si stava sviluppando in un modo un po' più articolato rispetto alla volta scorsa, e quindi ho preferito poi non inserire anche la richiesta, diciamo come sondaggio, la richiesta di una pietra, cioè di quale pietra inserire, perché mi sembrava che stesse diventando un po' complicato poi far amalgamare il tutto. Perché se per la scelta della forma è stato un mero calcolo di preferenze, con gli intenti la cosa si è complicata un po'. Faccio vedere solo per chi è arrivato adesso la forma della sfera. Vedete, questa è una sfera. Però per ora non ve la faccio ancora vedere. Creiamo un po' di suspense fino all'ultimo. Perché vi racconto questo? Perché quando poi abbiamo fatto la domanda specifica riguardo all'intento da infondere dentro a questa sfera, ve li posso anche leggere. Ne ho raccolti 10 diversi, tutti diversi tra loro. Ve li cito testualmente. Innalzare vibrazioni, aprirsi alla consapevolezza che siamo tutt'uno. E questo era il primo, era già interessante. Però poi come legarlo, per esempio col secondo? Facilitare connessione con il nostro io interiore. Uno dice, innalzare vibrazioni, aprirsi alla consapevolezza che siamo tutt'uno, quindi un movimento abbracciante, però anche con la connessione verso l'interno. Poi il terzo è innalzare vibrazioni per migliorare connessione con il sé superiore, che va a sposarsi bene con il primo, però è ancora un po' distante con l'interiore del secondo. Poi mi arriva connessione quarto, sesto, settimo chakra, canalizzare il divino. E questo ancora ci siamo. Poi evoluzione spirituale, c'entra, è legato, però prende una sfumatura un po' più particolare. Poi prosperità, e come ce lo infilo? Come posso omogeneizzarlo con gli altri? Poi amplificare aura e energia interiore, risorgere, collegamento, connessione e integrazione. Vi sto solo leggendo quegli intenti che avete espresso voi durante la fase di sondaggio, diciamo, no? E questo per spiegarvi il problema con cui mi sono trovato ad affrontare. E l'ultimo era radicamento ed equilibrio. In tutto erano 10. Qualcuno che si
lega meglio con gli altri, qualcun altro un po' più non periferico, su una linea d'onda leggermente diversa, qualcun altro più vicino, qualcuno più distante. E mi sono chiesto, come faccio poi materialmente a trovare un elemento che li sposi tutti insieme? Perché non mi suonava bene decidere, sceglierne uno e manifestare solo quello. Mi è venuto quasi il bisogno di cercare di amalgamarle il più possibile, forse perché, essendo un organite di gruppo, avevo proprio bisogno di vedere come gestire questo tipo di lavoro in un modo un po' più maturo rispetto alla volta scorsa, che è stata solo una scelta di uno tra tanti, no? E allora ho detto, è un bel problema però adesso, come faccio? E allora mi sono un attimo focalizzato su questa necessità, e mi è venuta un'immagine che effettivamente abbracciava tutto. Ed è stata quella dell'albero. Ho visto, ho percepito un albero. Scusate. Ecco. Un albero. Ho detto benissimo. Però come faccio a mettercelo dentro alla sfera poi? Allora, ecco, combinazione. Mi sono dimenticato di farvi vedere lo stampo che ho usato, però poi metterò una foto a margine. Però c'era ancora il problema delle pietre, che non avevo chiesto perché questa intuizione mi è arrivata dopo. Per evitare di paciugarla troppo, cioè mettere una pietra che fosse troppo specifica e non potesse poi amalgamarsi con gli intenti che ero riuscito in qualche modo a concentrare e amalgamare ed esprimere, ho scelto il quarzo ialino, quindi una pietra trasparente, un cristallo trasparente senza nessuna sfumatura, che fosse più versatile possibile. C'erano anche i colori, giusto, un'altra difficoltà, un elemento che ho dovuto comunque inserire e considerare come integrare. Questo sì, qua in questo ho fatto una scelta, ho fatto una mediazione tra numero di preferenze e sensazione di non di ragionamento, ma proprio di intuizione di che fosse la più appropriata, no? Intanto buonasera a tutti chi si sta collegando, a Rosy, buonasera. E quindi erano venuti fuori tre colori, blu, viola e oro. E anche qua mi sono chiesto come lo faccio integrare adesso, perché oltre alla forma da integrare nella sfera, c'è una difficoltà in più nella sfera, che se vogliamo dare una visione interna, proprio ve lo faccio vedere, dell'organite in un modo che sia comprensibile, bisogna riuscire a calibrare la giusta quantità di colore, ma non farla diciamo mescolare troppo, perché altrimenti si confonde e non si vede più. Io in questo forse non sono riuscito proprio a essere preciso e efficace, però è tutta arte che entra. La prossima volta, sicuramente facendo tesoro di questa esperienza, otterrò un risultato migliore, ma questo poi lo vedrete, voi mi direte se ho centrato l'obiettivo oppure no. Cosa dire ancora? Gli intenti abbiamo parlato, la forma, i colori. Scusate che zittisco il telefono. E quindi ho integrato i colori,
la sfera e i cristalli e la forma dell'albero. Quindi, parlato abbastanza, io vi direi che a questo punto vi faccio vedere questa sfera, sperando che la mia fotocamera mi aiuti, perché l'ultima volta effettivamente ho cercato di modificare un po' la luce. Allora, questa è la sfera che è venuta fuori, non si vede molto, però se io riuscissi a levarla, essendo sferica, è un problema, però con lo sfondo nero magari si vede meglio. Allora, ve la cerco di far vedere così come verrebbe vista di lato. Allora, abbiamo la parte metallica qua sotto, e questi sono truccioli di ottone e di acciaio inox, che hanno preso una colorazione blu per via di una lavorazione meccanica che è stata operata per ottenere questi truccioli. È una lavorazione che, avendo dato un grosso attrito, grosso quantità di calore, hanno preso una colorazione blu. L'ottone è un colore dorato di suo, quindi blu e oro in parte li ho ottenuti con la parte metallica. Poi, se fate caso qua in alto, faccio un esperimento. No, così è troppo scuro. Ci vorrebbe una luce. Facciamo un secondo, scusate. Provo a fare questo lavoro qua. Perché sennò col riflesso, oh, capisco che non si vede granché. Allora, così forse si riesce a vedere meglio. Di striscio. Allora, ecco, così abbiamo la parte metallica sotto. Aspettate, il fuoco è un altro problema. La parte metallica qui sotto. Qua abbiamo l'albero, che non è un albero. Non so se avete pratica, avete visto alberi fatti con la tecnica del wire wrapping, con il rame. Ci sono dei capolavori veramente su internet, se andate a vedere. Non sono all'altezza di fare un lavoro di quel tipo, però mi sono ingegnato e mi è venuto di fare questo, che è un albero che simbolicamente ricorda un albero. Sicuramente non è un albero fatto bene. Se dovessi fare un albero della vita in filo di rame, per esempio, so che questo non sarebbe proprio il massimo, però essendo il mio primo tentativo, direi che rende l'idea, no? Può sembrare un lampadario incidentato, ma anche un albero con un po' di fantasia. E se fate caso, se io riesco a farlo vedere, ad ogni ramo, poi metterò come l'altra volta delle fotografie più in dettaglio che spieghino meglio quello che sto cercando di dirvi. Ogni ramo contiene una punta di quarzo ialino, che è il cristallo che alla fine ho inserito. Non so se vedete, ecco, se provo a farlo vedere, questa è la visione dall'alto, no? Ci sono queste due sfiammate, viola da questa parte e blu da questa parte, che sono un tentativo, secondo me, ma riuscito, anche a detta del mio consulente di casa. Mia moglie mi ha detto che i colori era meglio metterli qua sotto, e ci avevo pensato, ma poi ho avuto un'idea, ma era meglio metterli qua sotto, nel vuoto che c'è tra, diciamo, tra terra e cielo, no? Nella zona di confine tra la parte aerea dell'albero e le radici, era meglio mettere qua due nuvolette di colore. Le ho messe nella chioma e infatti è un po' incasinato la visione dei cristalli. Ci sono comunque 10 punti di quarzo ialino che sono legate con un filo più sottile rispetto al filo del ramo ad ogni ramo, e sono 10 non per caso, ma sono i 10 intenti che ho raccolto durante la fase di sondaggio, no? Allora, con un po' di fantasia cercate di vedere una punta di cristallo. Ecco, forse qua questa si può, no, scusate, aspetti, questa la potete vedere. Ho cercato di dare con un pigmento perlescente, ungendo prima ogni punta di quarzo con un olio di vaselina, e poi spennellando questo pigmento perlescente sulla punta di quarzo, per evitare che, una volta fatta la colata di resina dentro lo stampo, il quarzo ialino sparisse, perché erano punte molto pulite, senza venature, senza spaccature, e rischiavano veramente di sparire.
facendo questo lavoro di coloritura a pennello, è una polvere, non è una tinta acrilica, non è un colore pastoso o liquido. Sono riuscito, mi sembra, a far vedere che in cima ai rami c'è qualcosa oltre al filo di rame, no? E oltre, anche qua probabilmente il posizionamento andava rivisto, qua se vedete sotto al piano più inferiore, più basso cioè come se ci fosse un piano orizzontale sotto la linea dei rami, c'è una nuvoletta e queste sono polvere di cristalli di quarzo. Forse era meglio anche questi, metterli a mezz'aria per farlo vedere come fosse una nebbiolina che è a metà tra il piano dei rami e il piano del terreno. Ecco, se fosse stata questa altezza sarebbe stato meglio, insieme ai colori probabilmente. Sarebbe stato migliore, ma anche questo, come vi ho già detto prima, ecco, in questo modo forse si riesce a vedere. Guarda come ho fatto a ottenere questo riflesso. Ecco, così vedete attraverso la sfera e potete vedere l'albero, ogni cristallo legato a un ramo. Sono 10 come gli intenti che abbiamo. Ah, è il riflesso della mia mano, ecco perché dovrei avere, se no invece che il nero qualcosa di chiaro, giusto? Aspettate, eh. Allora qua oltretutto ho la visione a specchio, se avvicino questo, se la luce dietro dovrei riuscire a tenerlo così, se lo metto qui, no, brucia la luce. Ecco, così vedete proprio la trasparenza. Ecco, dovrei tenere il dito qua, ma a questo punto poi mi cade dalle mani. Ecco, così. Così forse si riesce a vedere un po' meglio. Non è semplice, pensavo fosse più facile riuscire a farvi vedere quello che c'è dentro. La sfera complica tantissimo rispetto alla piramide. Allora, questo. Si vede forse, ecco, in questo punto qua davanti, non ci metto il dito perché sennò non si vede più. Vedete, ecco qua dove c'è l'ombra del mio dito da dietro, vedete una nuvoletta bianca che sembrano bolle d'aria, invece sono quei cristalli di quarzo che vi dicevo, anche questi li ho tra virgolette impastati con un pigmento perlescente argentato, madreperla, era un colore un po' così, in modo che non sparissero nella trasparenza della resina, perché essendo praticamente dei frammenti, come il vetro trasparente, trasparente nel trasparente, non si vede niente. E allora ho usato quella tecnica per evitare di perderli lì dentro. Ne ho messi un po' anche sul fondo, vedete qua sopra allo strato dei metalli che simboleggiano il terreno. Si vedono e non si vedono. Comunque dopo poi metterò le foto a margine di questa diretta e quindi poi anche chi non la riceverà potrà vedere bene da vicino com'è fatta. Cercherò di fare delle foto sicuramente migliori del video perché ci vuole poco. Comunque, tornando a noi, ora questa la mettiamo qui, così si vede. Ecco, c'è rimasto. Visto che poi collando lo stampo io l'ho costruita capovolta, no? Ho fatto per primo il livello che ora è in alto, ma nello stampo rimaneva al contrario. Qua alla fine c'era un foro nello stampo da cui ho inserito, diciamo dalla seconda metà, dalla semisfera superiore, ho dovuto chiudere lo stampo visto che è in due metà, e colavo resine e materiali da un foro centrale qua sopra, a questa cupola, no? Quindi poi è rimasto una parte che non è perfettamente sferica, è leggermente spianata, forse si vede, ecco qua, questo, che aiuta a tenerla in posizione rotola, però ha un punto in cui è più o meno stabile e quindi si può tenere così. Ora, la lucidatura non è venuta perfetta, ma magari in questi giorni, prima di spedirla a cui deciderò di mandarla, posso provare a dare un ulteriore levigata per eliminare queste bolle che io subito non avevo visto, ma lucidandola ieri sono venute fuori. Sono delle micro bollicine d'aria dovute proprio al calore che la resina
cioè i materiali che la resina va a inglobare, che un po' d'aria la contiene, specialmente i truccioli, ma anche qua nella parte iniziale probabilmente sono quelle bolle d'aria che si formano quando catalizza, crea, si sviluppa calore nella reazione di indurimento della resina. E se non si ha un'attrezzatura particolare che va, lavora sotto vuoto, rimangono dentro e poi sfortunatamente in questo caso appaiono proprio sulla superficie. Fossero state dentro, all'interno, nell'albero, per esempio, potevano dare un effetto utile. Così non mi piace proprio per niente. Quindi darò un'ulteriore levigata e la renderò più liscia, più lucida possibile. Quindi, tornando al discorso principale, cioè ora sposto di nuovo questa luce e accendiamo questa. Ecco. Tornando al discorso, all'argomento principe di questa diretta, io vi chiedo, innanzitutto, che sensazione vi trasmette questa sfera? Considerando il lavoro di costruzione, cioè gli intenti che ho cercato di, che sono quelli che voi avete espresso, magari non tutti voi che siete presenti ora, ma chi ha partecipato alla fase di sondaggio. Quindi, considerando quegli intenti che abbiamo infuso, che vi posso anche rileggere, li ho qua, se c'è qualcosa che vi torna. Se secondo voi questi intenti sono stati, da quello che vi arriva come sensazione, sono riuscito a infonderli qua dentro, a trasmetterli, a renderli, espressi da questo manufatto, e perché, senza dover dire nulla di personale o di particolareggiato, ma perché, se ne sentite la chiamata, perché ho qualcosa che abbia a che fare con il fatto di riceverla, se vi potrebbe essere utile in questo momento, perché state facendo un lavoro su di voi, di ricerca spirituale, di ricerca di qualche risposta o della vostra strada, o vi state facendo delle domande su che sterzata vorreste dare alla vostra vita in questo momento, perché c'è qualcosa che non vi soddisfa e quindi vi state facendo delle domande, perché se ci siamo incontrati qua su Bridge non sono solo coincidenze di non saper che fare, navigare su internet, incappare in un gruppo. Credo che se siamo qua è perché abbiamo qualcosa da condividere, risposte da aiutare a ottenere ognuno di noi attraverso le nostre esperienze, senza inventarsi nulla che non sia nostro. Quindi, in sostanza, ditemi cosa vi ispira questa sfera, cosa vi trasmette e perché potrebbe fare il caso vostro, ok? Intanto io vi rileggo gli intenti che ho cercato di infondere qua dentro e sono quelli che sono venuti fuori da quella domanda: che intento infondiamo in questa sfera? Ve li ripeto: innalzare vibrazioni, aprirsi alla consapevolezza che siamo tutt'uno, facilitare connessione con il nostro io interiore, innalzare vibrazioni per migliorare connessione con il sé superiore, connessione con quarto, sesto, settimo chakra, canalizzare il divino, evoluzione spirituale. Prosperità, amplificare l'aura e l'energia interiore, risorgere, collegamento, connessione, integrazione, radicamento ed equilibrio. E questi sono i 10 intenti che ho raccolto. Allora, credo che ci sono un po' di commenti. Allora, a parte i saluti, vi saluto tutti, non uno per uno, così. Grazie dei complimenti. Io
forse di mio non sono tanto espansivo, però mi fa veramente piacere che lo troviate questo manufatto bello, emozionante, o comunque vi susciti qualcosa, perché è il motivo per cui lo faccio, non per l'orgoglio, ma per cercare qualcosa che sia veramente utile a chi in questo momento ha bisogno di non un oggetto, ma un suggerimento, un'indicazione, un aiuto. Quindi vi ringrazio per i complimenti, non li sto a leggere perché non so, non mi viene naturale farlo, però grazie, grazie a tutti. Allora, il primo commento che leggo riguardo alla sfera. Allora, Michela Natalia, a me subito le vibrazioni alte, quindi ti ha dato quel frizzicore da pelle d'oca, tipo quello che quando vedi un film che sembra che parli di te, dice, ti viene da dire, beh, sembra la mia storia, ti viene quel brividino sulle spalle e dietro il collo. La sensazione di apertura al mondo, l'albero come tante braccia aperte. Bene. E poi una sensazione di protezione. Allora, io l'albero, Antonina, mi è venuta l'immagine dell'albero proprio quando ho letto specialmente evoluzione, prosperità. Cioè, era un'immagine che poi si è sposata bene con tutto, perché è stata una sensazione di incastro perfetto, anche se razionalmente poi forse non è così facile e semplice da spiegare a parole, però ho sentito che era l'immagine più adatta. Era il simbolo, la struttura che poteva calzare per questo scopo di integrazione degli intenti. Quindi, sensazione di apertura al mondo, l'albero come tante braccia aperte, e poi una sensazione di protezione. Ok, invece Michela mi scrive, sì, sto facendo un lavoro su me stessa da mesi, vibro sempre bassa e in continuazione devo sempre star centrata, se no mi perdo. Ma questo credo che se ti può rincuorare, è una sensazione che vivo spesso anch'io, ma io non perché io sia chissà che, solo perché sono qua a parlarti, perché l'ho fatta, quindi ho costruito questa sfera, ma non sono un guru, anzi, sono uno studente e condivido con te questa sensazione di essere spesso fuori passo, fuori tempo. Sento che nonostante stia facendo un lavoro su di me, vivo momenti che mi perdo, ho paura, mi preoccupo, mi arrabbio ed è normale. Quindi stai tranquilla, accetta quello che succede, consapevole che stai facendo un lavoro su te stessa, accetta e poi passerà e di quello che hai passato avrai tratto un'esperienza che ti servirà la prossima volta a vibrare meno basso e per meno tempo. Stai in un periodo di salute non felice, anche quello passerà. Continua e non demordere. Antonina, mi piacerebbe ricevere per avere una connessione con me stessa sempre più profonda. E questo era uno degli intenti riguardo alla connessione con sé superiore, ma con l'interno, con te stesso l'interiore, e quindi c'entra con lo scopo per cui l'abbiamo fatta. Iacovitti, ciao. L'aiuto è sempre graditissimo. Bene. Quindi sono nel posto giusto anch'io. Michele Natali, sì, pelle d'oca. Ah, sì, per quell'immagine di cui parlavamo prima. Ok. Angela Volpi, ciao. Mi infonde fiducia e voglio di entrare dentro nella mia essenza. Ok. Ciao Antonella, buonasera. Non ti avevo visto, scusa. Buonasera, ben arrivata. Scusate, che mi scorrono i messaggi mentre li leggo, mi perdo, sembra che non vi rispondo, ma è perché non vi vedo più.
Dicevamo, allora Angela Wolps mi infonde fiducia e vuole rientrare dentro la mia essenza. Bene, è una cosa che mi... cioè grazie per questo feedback perché è proprio una cosa che volevo riuscire a realizzare facendo questa sfera. Davvero, creare uno strumento, perché questo alla fine è uno strumento, non è una bacchetta magica che lavora per voi, ma un tramite, un mezzo, uno strumento che vi dia supporto per il lavoro su di voi. Com'era esattamente come sono le pentasfere, le genese, che le faccio sempre orientate a dare un supporto e a non promettere che smuovano mari e monti di loro iniziativa, ma siano un aiuto a chi davvero lavora su di sé e non si aspetta la mano dal cielo. Questo, tu mi dici, ti infonde fiducia e voglia di entrare dentro di te, dentro la tua essenza, significa che lo vedi come uno strumento per lavorare su di te ed è quello per cui, ed è lo, diciamo, lo scopo che mi spinge a fare queste cose, che sia una piramide, una sfera, una pentasfera, una genesa, un piatto tipo questo. Ora questo magari potremmo inserirlo come opzione, visto che lo stampo, per la prossima Orgonite. Ecco, potremmo fare un'altra cosa, che mi devono arrivare degli stampi nuovi, ma ho anche trovato il modo per costruire uno stampo particolare, senza spendere un capitale in gomma siliconica, che è una sostanza abbastanza cara. Invece ho trovato un modo più agile e più economico per crearmi lo stampo che voglio. Potremmo partire di lì addirittura, senza io darvi diciamo, la geometria su cui costruire. Mi date l'idea di che stampo proprio fare. Per esempio, però forse qua ci vuole un po' di tempo, però per esempio c'è una forma, non ho trovato uno stampo adatto, ma mi sono portato questa torre di Selenite per darvi un'idea delle dimensioni, creare uno stampo a obelisco di questa altezza, magari un po' più alto, per fare poi come se fosse un cristallo di quelli da film, avete presente il cristallo perfetto da manuale? I cristalli fatti proprio a punta, grossi, magari sfaccettato a 5-6 facce, vediamo un po', e fare un obelisco di questa altezza, però in orgonite, quindi con la parte metallica, il cristallo interno e un simbolo, dei colori, se il cammino del sondaggio, chiamiamolo così, ci porta in quella direzione. Quindi poi ero rimasto Angela, ok, Iacoviti, le mani con l'intento fanno miracoli. Io sì, ci ho messo un po' a capire bene come collegare bene le mani all'intento, perché la mia parte mentale, una volta che ottenevo il principio dell'intuizione, no? Quando ti si accende quella lampadina, il mentale poi mi faceva saltare la luce, allora poi la lampadina si spegneva e rimanevano intuizioni zoppicanti. Ora che riesco a ho capito come funziona, nel senso, quando ho fatto questa non è che è venuta, ora vabbè, col senno di poi gli ho detto che certe cose le avrei fatte diversamente, però non è che ho sbagliato di proposito, però che poi sbagliato per come la vedo adesso realizzata, capace che invece è perfetta per chi la riceverà fatta così, in questo modo. Ho cercato di proprio andare di pancia, anche se la mia testa mi diceva no, il colore mettilo sotto perché poi, come diceva giustamente mia moglie, ma sono d'accordo, se fosse stato sotto sarebbe stato meglio e le punte di cristallo rimanevano più visibili. Mi è venuto da metterlo lì, però il colore nel primo strato. Ed ero consapevole che avrei rischiato di fare un paciugo, no? Però l'ho fatto lo stesso proprio perché ho capito che in questi casi il mentale mi porta a deragliare. Allora, se di errore si tratta, diciamo che ho sbagliato di proposito.
Però chi la riceverà, magari tra un mese, 3 mesi, un anno, mi dirà: ma lo sai che quelle luci, scusa, queste nuvole di colore messe in questo punto, se le avessi messe sotto, non mi avrebbero restituito quell'immagine che mi ha fatto ritornare alla mente con non so, un episodio e mi ha spalancato un'intuizione su. E questo è il bello di andare di pancia senza ragionare troppo. Ora, i dettagli pratici, la quantità di componente A e di componente B per la catalisi della resina non posso inventarmi o andare di pancia. Ho una bilancia digitale e sto attento al grammo per evitare che poi diventi un disastro. Maneggiare gli stampi con la resina dentro e l'inserimento dei colori, dei materiali, quelli sì, li faccio molto mentalmente, però diciamo che sto trovando il giusto equilibrio tra l'ascolto della mente e l'andare di pancia. E questa, tipo questa faccenda dei colori così un po' incasinati, sono andato dietro di pancia. Ma confido che chi la riceverà mi darà ragione, prima o poi. Ma non per aver ragione, ma perché mi serve per continuare a aver fiducia in questo modo di lavorare, ecco. Poi, leggo, aspetta, Gisella, buonasera, la prima volta che seguo. Ah, magari non è un caso, magari scopri che questa cosa ti non è stata una coincidenza. Quindi, vi chiedo, allora in due, qualcun altro che mi vuole dire perché pensa, sente che questa sfera la faccia al caso su in questo momento. Sarebbe interessante. Michela, penso che non ci siano sbagli non costruttivi. Sì, forse sì, qualche distinguo bisogna farlo, però in questo caso credo che, eccetto quelli pratici che ti dicevo prima riguardo a proprio i dettagli tecnici della grammatura dei componenti, effettivamente quello che può sembrare un errore potrebbe essere invece utile e proficuo per chi l'avrà in mano tra un po'. Emanuele Caldarera di Menta Raulica. Buonasera, un cognome importante. Mi fa venire in mente qualcosa riguardo. Non so perché mi viene in mente la Sicilia e Gattopardo. Forse mi ricorda qualche cognome simile. Rosanna Portente. Ciao Rosanna, buonasera. Ciao. Sei di fretta. Un saluto al volo. Mi era venuta in mente una cosa da dirvi e l'ho persa. Ciao Ivan, ben arrivato. Vi volevo dire un'altra cosa, ma. Ah, riguardo alla prossima Orgonite, che sarà se non sbaglio l'ultima domenica di agosto, potrebbe essere il 30, ma non sono sicuro. 29, dovrebbe essere il 29 agosto la prossima diretta. Comunque poi vabbè, c'è tempo e avrò modo di essere più preciso. Creerò l'evento. Questa volta non so cosa ho combinato. Ho fatto un evento che non aveva la possibilità di impostare promemoria e ho visto che non ha raggiunto tutti quelli che speravo che raggiungesse. E ho fatto un mezzo paciugo e la prossima volta rimedierò, stando più attento. Vi dicevo, allora possiamo partire dalla. Addirittura dalla costruzione dello stampo per la prossima. Emanuele, allora, no, Angela Volpe, anche la prima volta che ti ascolto è veramente incantata. Bene, sono contento che ti dia questa vibrazione. Emanuele, siciliana, vedi che allora ti ho preso che sei, mi hai evocato col tuo cognome quell'ambiente. Tommasi di Lampedusa, il Gattopardo. Paola Citi, buonasera, seconda volta che la vedo. Riff,
La sfera forse per uscire dal caos in cui mi trovo attualmente. Cioè, dici, questa sfera potrebbe, cioè la senti, non mi viene il termine giusto, assonante, vabbè, insomma, la vedi utile per uscire dal caos in cui ti trovi attualmente. Io ti ripeto sempre, poi per evitare di creare delle aspettative sbagliate, non è una bacchetta magica, ok? Lo so che non ce n'è bisogno perché siete un pubblico maturo e se siete qua non siete per caso qua. Però io lo tengo a precisare per evitare malintesi. Se questa sfera la senti incline, la senti affine a che ti possa aiutare per uscire dal caos in cui ti trovi, spero che ti possa dare la luce con questi cristalli di quarzo, ti dia la luce in quelle zone d'ombra che ti permettono, che al momento ti impediscono di avere quella chiarezza che ti faccia vedere il caos in un modo diverso e non più caos. Quindi se la riceverai tu, spero che ti possa essere utile in questo senso. Iacovitti, l'attenzione meditativa, io lo so che ti chiami in un altro modo perché abbiamo fatto un corso insieme, ma non mi ricordo il tuo nome, abbi pazienza. Mi ricordo la foto del cane bianco e nero, ma non mi ricordo. Alessandra? No, vabbè, io ti leggo per come ti scrivi lì, Iacovitti. L'attenzione meditativa che si crea osservando le trasparenze. Aspetta, attenzione meditativa. Che si crea osservando le trasparenze che ricorda la profondità del mare ti porta su altri piani dimensionali. Ah, te la vedi come una, cioè la vedi, la percepisci come una cosa in fondo al mare? Io la vedo, cioè non l'avevo mai vista in questa. Emanuela, ecco, scusami. C'era una vocale ma non era là. Era là. Scusami ancora. Io l'avevo sempre vista una cosa proiettata, l'albero intendo, proiettato verso l'alto, verso il cielo. Anche se fosse in fondo al mare sarebbe proiettato verso l'alto, ma non l'avevo vista dentro l'acqua, come l'hai vista tu. È interessante, niente, vuol dire nulla di. Cioè, nel senso, io l'ho vista in un modo, ma non è che gli ho dato questa impronta, quindi deve essere così e basta. Il bello è che. Passatemi in termini, lo so che sembra un po' una risposta da paraculo, ma è bello che poi ognuno dentro la sfera o quello che è una piramide, un cubo, un obelisco, una forma, un parallelepipedo, veda, riesca a trovare quello che in questo momento è assonante al suo percorso, a quello che gli serve per andare nella giusta direzione. E quindi è per quello che. E anche per questo, per ritornare al discorso di prima, del lasciarmi condurre di pancia, quindi rischiare di sbagliare o di sentire che non vado dove la mente vorrebbe, è proprio perché questa incertezza, questa zona non è d'ombra, di poca nitidezza, ma per il mio sguardo, invece potrebbe essere proprio quello che serve a chi la riceverà. E quindi mi piace questa incertezza, questo andare un po' nella nebbia. Ma è solo una nebbia, non so, è come se fosse una nebbia positiva. La nebbia è vista un po' come cioè, lo stereotipo del non vedere. Però in questo contesto io la vivo come uno stimolo, qualcosa di entusiasmante. So che sto andando nella direzione giusta, anche se mentalmente non ne ho idea, non lo riesco a spiegare. Per me è una cosa entusiasmante perché non sono mai stato abituato a muovermi così. E quindi niente, beh, questo era il mio pensiero. Allora, qua continua la diretta di Facebook a restituire il messaggio che la frequenza dei fotogrammi è troppo bassa. Bene,
Voi le immagini le vedete nitide o sgranate? A parte che non saprei cosa fare in questo momento, però magari per la prossima provo a parte che poi mi riguardo la differita e vedo se c'è qualche problema. Mi dite però se si vede bene il video o se è sgranato, se è poco nitido, perché qua, tipo, questo piatto se lo metto qua lo vedo bene delineato. Forse i movimenti sono un po' sfarfallanti, forse sì. Paola dice, forse serve a te stesso. Beh, sicuramente. Farle, oltre a mettermi a servizio e dare a qualcuno che ne ha bisogno uno strumento utile, serve a me per, nel mio percorso, so che mi serve, questo è vero Paola, sì. Le immagini nitide, benissimo, allora è solo una questione di movimento, se io faccio dei movimenti così forse, eccomi, mi compare subito il messaggio. Questo dipende probabilmente dalla qualità della mia fotocamera che non è spaziale. Grazie Giovanna, benvenuta, buonasera, nitide, ok, grazie. Le immagini sono nitide, ma ogni tanto sparisce per qualche secondo. Questo allora è un problema di connessione. Il video è nitido? Ok, grazie, grazie del feedback. Allora, visto che quello che vi dovevo dire ve l'ho detto, quello che mi avete, avevate da dirmi me l'avete detto, io sulla base di quello che ho raccolto deciderò, sentirò e scriverò a chi mandarla. Angela mi scrive: sono bloccata in questo periodo. Ho interrotto la pratica yoga e mi manca. So che è un passaggio. Le immagini. Ok, grazie. Ora si era interrotto per secondi. Questo è un problema di connessione. Allora, se tu dici, Angela, che in questo periodo sei bloccata, hai interrotto la pratica e ti manca. Vuol dire che se ti manca, ma sei stata costretta a interrompere, non è una cosa che hai scelto te, non è una cosa che è successa, giusto? È un passaggio, esatto, è un momento di transizione. Concediti di essere stanca, stufa, demotivata, apatica, quello che ti viene in mente. Accettalo e vedrai che passerà, prima o poi. Lascia che il tempo sia maturo, per passare. Più ti accanisci, ti sto solo condividendo una parte del mio vissuto. Anch'io in questo periodo, alti e bassi, problemi, eventi poco felici, neanche drammatici, ma comunque non che danno soddisfazioni e ti causano pensieri, preoccupazioni. Più ti ci accanisci per sperare che il tempo passi e passi l'evento, peggio è. Per me è stato così, magari per te è diverso. Ma sento che mi serve questi eventi per accettare che ogni cosa ha un suo tempo e io devo concederlo perché ero sempre stato convinto di essere paziente, ma non lo sono. L'ho scoperto a 40 anni, ma mi concedo questo lusso di arrivare tardi sulle cose, ma è meglio tardi che mai, no? E quindi posso dirti che va bene così. Accetto, anzi accolgo, esatto, esattamente. Allora, tornando al discorso di prima, la buonasera Lorena Comino, buona serata a tutti. È un periodo che ho contrasti con mio marito. Allora, credo che sia una cosa comune. La famiglia del mulino bianco non credo che esista fuori dal mulino bianco. Ce l'abbiamo tutti, anch'io. Penso che tutti quelli che siamo qua, che sia un marito, un compagno o la persona più vicina che avete, è inevitabile. Quindi, ora, i motivi ovviamente non li voglio sapere, però tranquilla, c'è cioè una cosa che succede a tutti e passeranno anche quelli e se questa sfera pensi che ti possa aiutare a risolverli, vediamo se potrebbe arrivare a te e darti una mano in quel senso, alla radice di quello che è sotteso a questi contrasti. Stella Pileci, buona serata a tutti, buonasera a te.
Vi stavo dicendo, mi perdo sempre il filo del discorso. Vi stavo dicendo, uno, che se non sbaglio, dopo di me al 19:30 non c'è nessuno, quindi ci possiamo anche prendere qualche minuto in più per parlarne, perché credo che il relatore successivo sia alle 20:30. Se ci fosse ancora Antonella, Virzì me lo potrebbe confermare per caso. Così me la prendo comoda. La seconda cosa era, visto che abbiamo tempo, gettare già le basi per la orgonite numero 3. Visto che vi ho detto che ho questa tecnica da provare per costruire uno stampo particolare, o perlomeno diverso, ne devo ricevere di nuovi, mi stanno arrivando via nave, penso, perché comprandoli in Cina penso che arrivino via nave, non via aereo, ma se ci viene in mente una forma, tipo giusto quella dell'obelisco, che non sono riuscito a trovare già pronta, se mi dite, se qualcuno mi dice che lo ispira, ci potremmo lavorare sopra. Ora non voglio indirizzare la risposta e la scelta. Però, per farvi capire che se vi viene in mente la forma della, non so, della Merkaba, che è complicata assai, non so se sia veramente fattibile, ma provare è stimolante, potremmo riuscire a creare lo stampo della Merkaba. Avete presente la doppia piramide fusa una dentro l'altra? Ora io non posso farvela vedere fisicamente perché dovrei fondere una piramide dentro l'altra per esempio, no? Oppure qualche altro solido, forma solida che vi evoca che vi evoca un'affinità, una sintonia, un'attrazione. Scrivetemelo sia adesso qua in coda qua nei commenti, o poi dopo quando faremo la prima domanda della serie per la costruzione della terza orgonite. La prima domanda, scrivete questa forma che vi è venuta fuori. Non vi prometto, cioè non posso promettervi che riuscirò a realizzarla, ma sicuramente se è in qualche modo fattibile ci provo. Quindi se non è per la prossima sarà per quella successiva. Però ci voglio lavorare perché è stimolante per me, ma visto che le cerco, voglio fare queste orgoniti per dare uno strumento utile a qualcuno, voglio davvero che servano, no? Ora, voi non fate dispettosi e andate a cercare le forme più assurde apposta per mettermi in difficoltà, quello no. Però se avete una forma che vi chiama, che sentite proprio viva, che vi crea questa attrazione, scrivetemela, ok? Scusate, mi sono scappati i commenti. Allora, Emanuele, anch'io ho la pentasfera appoggiata sul fiore della vita. Ah, sì, è vero perché si vede nell'immagine, sì, hai ragione, scusa. Ma io il genere non ce la lascio appoggiata sopra perché li uso separatamente. Ora li ho messi qua perché in questo momento mi sono capitati qua. In genere sul fiore della vita tengo, cosa ci teniamo? L'acqua, ce n'è uno più piccolo, però no, quello è sul cubo di metatron. L'acqua energizzata durante una meditazione di quasi un anno fa. Ovviamente la rinfresco, la uso, la ricarico, cioè la reintegro, quella che tolgo per usarla, per berla, la reintegro con quella normale. Effettivamente ha un sapore diverso ed è però la metto su un altro simbolo. Questo in genere lo tengo, non lo uso come sottopiatto, ma lo uso come a volte è appoggiato a muro, a volte è a piatto e ci appoggiamo cose sopra. Le tengo, sono abbastanza libere, girano un po' per casa, sia la pentasfera che il fiore che altre costruzioni. La pentasfera l'ho usata poco fa come
come centratura per me. Sembra la mia scrivania. Ah, è la piramide Argonidi. Sì, questo qua, ecco, per esempio, questo è un esperimento che avevo fatto con la cuspide di rame, in lamierina di rame, le treccioline, però mi è rimasta troppo torbida dentro e non si vede che c'è una bellissima punta di cristallo di alino qua dentro ed è completamente scomparsa. È un peccato che non si veda, però c'è. Sotto c'è la spirale. Vedete che sulla lucidatura devo ancora lavorare, perché vedete che questa l'ho lasciata di metà, poi non mi sono più appassionato a finire il lavoro. E questa ogni tanto mi aiuta un po' a dare una spinta quando mi affloscio su me stesso. L'avevo concepita così, come lo starter quando avete la batteria a terra. Allora, Michela, io però. Ah, ti colleghi al messaggio di Emanuele, però hai la genesa, ok. Roberta, ciao Roberta. Sera, ero al lavoro purtroppo. Arrivo solo ora. Vabbè, comunque rimane in, come si dice, online, quindi tu lo puoi guardare in differita il video. Sì, la sfera, grazie, sono contento che. Ora poi metterò le foto più nitide perché, come dicevo prima, la mia fotocamera, videocamera non è granché. Comunque, se ti piace già così, sono fiducioso che quando vedrai le foto direi ancora, ne penserai ancora meglio. Paola Citti, il simbolo dell'infinito dentro una piramide. Quindi, te dentro l'orgonite in forma piramidale ci vedresti il simbolo dell'infinito. Ne avevo fatta una, ora non mi ricordo se è l'ultima che ho venduto a qualcuno. No, era quella la prima Argonite, mi sa, di luce, la piramide, quella con i colori, con le nuvolette di colori. Ora sono andata a vedere i video vecchi. La prima Argonite di luce era una piramide e sotto aveva il simbolo dell'infinito fatto con la trecciolina di rame. Sì, ora io se qua adesso provo a condividere una foto, pure che mi salti la diretta, quindi non lo faccio. Però se andate a vedere nelle mie foto, credo che le possiate vedere, o bisogna essere amici. Mi sa di sì. Vabbè, mi chiedete l'amicizia, dai, poi potete accedere alle mie foto, le vedete. C'è nell'album Geometrie la piramide con alla base il simbolo dell'infinito fatto in filo di rame. Allora, Giovanna mangiaracina, io per gli accenti sono un fenomeno a sbagliarli. Sfera, quindi la prossima, te dici già una sfera, ok. Emanuela Iacovitti, ho imparato il nome, adesso non me lo dimentico più. È molto bella anche la piramide con la punta di rame. Sì, questo qua è stato un esperimento che poi è rimasto così domestico, no? Non l'ho più replicato, però la vedo come la vedo più come un concentratore, no? La sento come se fosse un elemento della piramide che aiuta ancora a inviare meglio. Mi è venuto da farlo così. Allora, Angela, mi ricorda il mare, le grotte di acqua cristallina sui raggi del sole. Anche te col mare. Bene, interessante. Mi piace vedere che anche te vedi una cosa diversa da quello che ho visto io. Perché mi piace, non so come spiegare, mi piace che una cosa che è una sfera, è un albero, però tipo prima era, se non ricordo male, Michela, che ci vedeva al mare, no, Antonina, era Antonina, no? Che vedeva il mare, cioè vedeva l'albero, però come scenario di fondo il mare. Io invece lo vedevo, anche te che lo vedi con le grotte di acqua cristallina, mi meraviglia sta cosa, ecco, perché io davo per scontato che fosse, ma è una cosa,
una sensazione bella, mi fa piacere, ecco, non che mi sento contrariato, anzi, tutt'altro. Emanuele, sono molto più belle le tue mani della sfera. Farò allora una prossima organita, la faccio a forma di mano, eh? Faccio il calco della mia mano e poi faccio un'organita a forma di mano. Ho visto dei lavori in resina spettacolari, che non c'entra niente con le organiti, ma con forme, sagome e stampi stranissimi. Non l'ho ancora fatto, ma mi sono ripromesso di fare il soffione, presente il dente di leone, il fiore, dentro la resina, è una cosa bellissima. Voglio provare, non c'entra niente con l'orgonite perché poi non ci azzecca niente con il metallo dentro, non saprei come collegarli, però lo voglio troppo fare. Avevo provato una volta con un fiorellino un pezzo del fiore di un'ortensia, ma la reazione di catalisi l'ha bruciato, era rosa, è diventato bianco, pallido. Allora, Paola Citi, io è la seconda volta che ti vedo, cercherò il video. Guarda, è la scorsa diretta, prima organite di luce, ed era la piramide che è andata a Emanuela Mereo. Sì, è quella il mese fa praticamente. Allora, Angela, vedo il fondo marino, ok. Effettivamente sì, ci fate. Quel pulviscolo di cristalli di quarzo che ho messo qua sopra, guardandolo da vicino, sì, potrebbe far venire in mente quello strato torbidino che c'è sopra il fondale marino. Sì, è vero. Clelia Nuzzo, buonasera. Buonasera anche a te. Michela, io il mare non l'ho visto, io ci vedo l'energia dell'universo, ci vedo l'universo lì dentro. Bene, benissimo, vedi? Un'altra cosa diversa ancora. Io sì, più forse la mia lo vedo più come una di quelle scene da film simboliche. Avete presente quando c'è magari una visione? Non so, vedete un film, uno che perde coscienza o va in trance o ha una visione, vede quelle scene sganciate dall'oggettività terrena. E quelle scene che sono più sul lato, come se fosse andato in un'altra dimensione, più spirituale ovviamente, immateriale, e c'è quell'atmosfera, quella luce soffusa, non si vede l'origine, il punto da cui la luce arriva, ma c'è una luce soffusa, è proprio tipo un tempo di sogno, no? E se mi perdo qua dentro, vedo così come tipo un ascensore che ti manda 10 piani diversi e ognuno ha l'intento che c'è in ogni punto di cristallo, che sono quei 10 che abbiamo raccolto insieme. La vedo una cosa così, se vi devo dire la mia, ecco. Allora, sì, la resina è un materiale affascinante. Ecco, qua c'era un dibattito riguardo gli orgoniti sulla l'opportunità di usare la resina perché non è un materiale naturale. E sono combattuto io come risposta perché la trasparenza della resina, pertanto che è un materiale artificiale, non la saprei dove trovare in nessun altro materiale. Quello più naturale di tutti con cui si costruiscono le orgoniti, ho visto che è la cera d'api, però ha un suo colore, una sua torbidità che non è compatibile con questo tipo di lavori. E a questo punto, per ottenere un effetto visivamente evocativo dell'intento che vogliamo infondere, la scelta della resina per me è obbligata. Se invece facciamo quel lavoro di gifting, se andate a cercare sul movimento dei gifter, delle orgoniti, specialmente negli Stati Uniti, vedete che sono fatti, penso che li facciano sia con resina ma anche con cera d'api, perché non è tanto il fatto estetico quanto la funzionalità intrinseca, perché poi li gettano in luoghi magari dove ci sono stati eventi violenti. Vi raccontavo la volta scorsa di quell'aneddoto che avevo letto
proposito di un luogo in cui si era verificato un episodio della guerra, credo, non della guerra, scusate, della fase di colonizzazione degli Stati Uniti, e quindi quando c'è stata la penetrazione dell'uomo bianco verso il Far West e il conseguente sterminio dei peli rosse, ci sono stati vari posti, luoghi in cui ci sono stati eventi violenti, carneficine, genocidi, e in questi luoghi poi col tempo sì che sono stati istituiti dei monumenti per ricordare quegli eventi, per dare giustizia a quella tribù che intanto è stata sterminata e il cui terreno e territorio è stato sottratto, violentato e sfruttato. Quasi a lavarsi la coscienza, qualcuno ha deciso di dare quantomeno un riconoscimento a quello che è successo, e hanno costruito magari quei luoghi commemorativi di quegli eventi. Ma le energie sottili sono in quei luoghi, per chi li ha visitati, per chi ha fatto gifting, sono rimasti abbastanza problematici. E proprio lì gettano, o sotterrano, forse meglio, sotterrano queste orgoniti fatte con materiali diversi dalla resina, quindi la cera d'api, che esteticamente poi sono torbidi, sono brutti, tra virgolette, ma funzionali allo scopo. E quindi, come dicevamo prima, la resina è una scelta obbligata per fare questo tipo di lavoro, che ti dà uno strumento, un aggancio per andare a lavorare su quell'aspetto che vogliamo sviluppare del nostro cammino. Rosy Vest, io ci vedo Madre Terra con tutta la sua energia. Mi hai dato un'idea. Vuole fare qualcosa proprio più orientato alla terra, più con altri materiali, magari mettere anche del legno, più verde ovviamente, sempre cristalli, un albero magari fatto un po' meglio, e riuscire in qualche modo, magari con delle pietre. Credo che si chiami Cresoprasio, una pietra che ha una patina verde ruvida, un po' corrugata, superficiale, che ricorda, può sembrare vista in miniatura come questa, quasi muschio, quasi un prato. Potrebbe essere un'idea interessante per fare un'orgonite orientata a qualcosa che abbia a che fare con la terra. Grazie dello spunto. Roberta ha dei colori bellissimi, benissimo. Mi fa piacere che, nonostante le mie preoccupazioni, ti abbia conquistato. Paola Citi, una proiezione astrale. Sì, è un po', dici, questa sensazione, questa immagine ti dicevo che da me è questa della sfera. Sì, è un qualcosa sì, di etereo, astrale, immateriale. Benissimo, allora vi prometto di inserire delle foto sicuramente più accattivanti della qualità di questo video, e poi vi faccio sapere sempre in fondo ai commenti a chi invierò questa orgonite, di cui sarà custode per tempo illimitato e gratuitamente, però deve sapere che nel momento in cui si sentirà di non averne più bisogno, la dovrà far girare. Se decide di spedirla a qualcuno, sempre del gruppo, anche esterno, un conoscente che la sappia, cioè che sia in grado di usarla, nel senso che sia aperto mentalmente, soprattutto a ottenere un aiuto di questo tipo, avere vicino uno strumento di questo tipo e di usarlo con il giusto intento, ecco. È libero e lo deve fare, ecco. Non deve, una volta che ha esaurito la sua funzione presso di sé, è libero e si deve, diciamo, questo piccolo dovere di farla girare, ok? Perché l'intento di base di tutte queste orgoniti è quello di aiutare, di dare uno strumento per poter ottenere quell'aiuto che magari non è facile
avere fuori, là fuori nel mondo esterno, perché qua dentro a Bridge siamo un po' tutti strani, no? Ci aiutiamo con una frase, una parola, un feedback, siamo tra di noi, però là fuori la fauna è variegata. Allora può essere che questo possa servire a qualcun altro oltre a voi, ok? Emanuela Mereo, che ha ricevuto la piramide della prima, la prima Argonite, lo sa, ci sta lavorando con la piramide, sa che quando non ne sentirà più questo legame attivo la farà girare. E idem, tra chi di voi la riceverà, sa che è questo che dovrà fare quando sarà il momento e lo sentirà lui. Non c'è nessun tempo minimo, massimo per cui debba tenerlo. Quando sente che debba tenere questo organite, quando sentirà che non è più affine, la farà circolare, ok? Sia spedirla, sia consegnarla a mano, quello lo vedrà il singolo che nel momento in cui ci si troverà. Benissimo. Clelia per me rappresenta la gioia, la serenità. Bene, interessante anche questo punto di vista. Paola Citi, che bella cosa. Dice riguardo al farla girare. Ok, bene. Mi fa piacere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Anche Roberta. Emanuela, mi scuso, ma vi devo salutare. Figurati. Buona serata anche a te. E intanto vi saluto anch'io perché mi sono dilungato abbastanza. Sono quasi le 8 e quindi buona serata a tutti. A breve vi dico, vi dirò, vi scriverò qua nei commenti a chi andrà. E se ci sono domande, scrivetemi tranquillamente su Messenger o chiedete l'amicizia per vedere le foto, non c'è nessun problema. E quando poi comincerò questa settimana la fase di sondaggio per la costruzione della terza Orgonite, che dovrebbe essere cioè la diretta sarà penso il 29 agosto, quindi l'ultima domenica. Questa terza Orgonite, come oggi, andrà a qualcuno di voi con lo stesso intento, cioè con lo stesso spirito di essere utile, di aiuto, e poi vedrete voi che farne. Quindi grazie di essere stati in mia compagnia, grazie per i vostri feedback, le vostre idee e ci sentiamo presto. Buona serata a tutti, buona domenica e stasera alle 21:30, credo sia Gaetano con la meditazione. Prima no, prima alle 20:30 c'è qualcun altro, scusate la mia memoria ballerina. Quindi restate in nostra compagnia qua su Bridge. Buona serata a tutti, buona domenica. A presto.